Ci troviamo di fronte all'ennesimo dilemma catartico, Xbox o PlayStation again. Jessica, quale? Vai. Io tutte e due. Hai prenotato la 5? Sì. Come hai fatto a prenotarla? Ho fatto in per tempo? Sono stata brava e tu, Nicole? No, non ce l'ho chiaramente. Ce l'ho io. Aspetterò aprile. Tutte e due, ragazzi. Mie. Mistero, terrore e sovrannaturale sono solamente tre degli elementi protagonisti delle prossime serie in arrivo su Amazon Prime, serie letteralmente da paura. La stessa paura che Jack Torrance incuteva a Wendy, e noi la rivivremo nel gioco da tavolo di Shining. Gli splendidi anni 80 ci hanno regalato il WWF, che non è l'ente protezione per i panda, ma è la Lega Internazionale di Wrestling, che negli anni 80 aveva come protagonisti Andre the Giant o Hulk Hogan. Ce ne parla il Raffo. E poi faremo un tuffo negli anime sportivi, tra ricordi e novità in tema olimpico. E faremo insieme un tuffo nella nostra infanzia, perché? Perché ho intervistato Giorgio Vanni, protagonista assoluto di tutte le sigle più belle dagli anni 90 ad oggi. E con la mia amica Giada parleremo di gaming, Twitch e web al femminile. E infine vedremo un approfondimento sull'arrivo sempre più imminente di lei. È lei o non è lei? Certo che lei, la PlayStation 5. For the players allora, e non solo. Per tutti i nerd è in arrivo un nuovo episodio di Crossover Universo Nerd. Benvenuti a una nuova puntata di Crossover Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni, ai vostri sogni e soprattutto dà voce in particolare oggi a Jessica, a me, che deve esprimere un parere. Ok. Ho deciso che dobbiamo, ho deciso da sola, senza neanche consultare la redazione, che dobbiamo trovare un nomignolo per i nostri spettatori. Quindi tipo Crossover Universini. Crossover. Poi ci pensiamo, lanciamo molto il sondaggio. Però lanciamo sta cosa che secondo me è simpatica e carina. In ogni caso, abbiamo in collegamento qualcuno. Lo chiamano il Gallo di Torino, alias Edoardo, che ci guarda. Il galletto. No, ma chi lo chiama il Gallo di Torino? Io lo chiamo il Gallo di Torino. Io, l'unica. No, infatti, per essere gentile, vi porto tre nuove serie in dote che usciranno prestissimo su Prime Video. E sono, diciamo, un po' dei thriller, horror, alcuni anche con risvolti un po' comici. Ok. Una è Nosferatu, quindi okay. Nosferatu, e diciamo che un po' questa lotta tra questa Vic McQueen, che ha dei poteri soprannaturali, che riesce ad individuare un po' quelle che sono le cose un po' brutte oscure, che compiono determinati personaggi. Si troverà a combattere contro questo Charlie Marx, che Charlie pensate Marx prende le anime dei bambini, e quindi succederanno delle cose un po' incredibili con risvolti abbastanza macabri. Tra l'altro questa è del figlio di Stephen King, giusto? Esatto, il figlio di Stephen King, che dovrebbe essere un principe. John Hill. Se il figlio di King. Stephen King, ok. Stephen Prince. Benissimo. Prince. Poi c'è Utopia. Utopia, che diciamo che è un thriller sulla tematica della teoria cospirazionistica, e Truth Seekers, che è anche qui è un, diciamo, ha dei risvolti comici, perché è un po' un Ghostbusters in versione digital. Quindi è una specie di comedy horror, ricercano i fantasmi. È una specie di comedy horror. Esatto, cercano i fantasmi per metterli poi online. Comunque, ragazzi, ascoltiamo chi ne sa molto più di me e guardiamoci gli approfondimenti di queste nuove tre serie. Vai. La fine di ottobre è sinonimo di Halloween e Prime Video si dimostra pronta con tre nuove serie che faranno felici i fan della festa delle streghe. Si parte già dal 23 ottobre con Utopia, un thriller cospirativo composto da 9 episodi, nato dalla mente della scrittrice statunitense Gillian Flynn. La serie vede come protagonisti un gruppo di 5 ragazzi legati dalla passione per un particolare fumetto, Utopia. Quando però i 5 scoprono dei messaggi segreti all'interno delle sue pagine, portando così alla luce una grave e imminente minaccia per l'umanità, finiscono braccati da un'organizzazione segreta e costretti a combattere le forze del male per salvare il mondo.
Sempre il 23 ottobre arriverà anche la seconda stagione di Nosferatu, che porta avanti le vicende viste lo scorso anno e promette ancora una volta di essere una serie imperdibile per tutti gli amanti dell'horror drama. Ciao! Mi chiamo Charlie Manx. E io capisco che significa sentirsi soli, sentirsi come se fossi l'unico rimasto al mondo. La serie è una trasposizione dell'omonimo romanzo scritto da Joe Hill, figlio del re del terrore Stephen King, e tratta le vicende di Vic McQueen, una giovane donna dotata di un incredibile dono soprannaturale. La sua abilità l'ha portata in passato a scontrarsi con Charlie Manx, una sorta di vampiro che, anziché del sangue, si nutre delle anime dei bambini, lasciando ciò che resta di loro a Christmasland, un sinistro parco dei divertimenti creato dalla mente dello stesso Manx. Per Nosferatu questa sarà anche l'ultima stagione, poiché la showrunner, Jamie O'Brien, è intenzionata a trasporre solo materiale tratto dalla penna di Hill e la seconda stagione coprirà l'arco narrativo rimanente del romanzo. Concludiamo con Truth Seekers, una serie che vedrà il ritorno del duo Peg e Frost in una commedia horror composta da 8 episodi, con l'ambizione di rivisitare il genere stesso. Non voglio più avere niente a che fare con i fantasmi. Aiuto! Dei fantasmi mi stanno perseguitando! Truth Seekers arriverà su Prime Video il 30 ottobre e racconterà la storia di una squadra di tecnici informatici che nel tempo libero amano improvvisarsi investigatori del paranormale, filmando e pubblicando i propri avvistamenti su YouTube. Tra chiese infestate, bunker sotterranei e ospedali abbandonati, le loro esperienze paranormali diverranno sempre più frequenti e inquietanti, portando perfino alla luce un possibile Armageddon. Vi ricorda qualcosa? Allora non è da perdere! Si prospetta un Halloween all'insegna di Prime Video! Allora, è chiaro che la redazione di Crossover ha deciso di fare una serie di approfondimenti un po' gotici, un po' cupi. Sì, è vero, ci siamo perché queste fissati. Tre serie, devo dire la verità, Nosferatu a me ricorda un po' Buffy, Buffy, cioè, c'è sono un po' una Buffy, persona orribile. C'è un po' di tutto. È un po' un inciso di tutto. Ma parlando di persone che sono omnicomprensive, tutto sanno e tutto dicono, io seguo abbiamo con una passione infinita perfetto. Su Instagram. Grazie. Abbiamo Rino. Ciao Rino. Io volevo parlare con Rino di cose importanti di cinema, di cult, di cultura pop, quindi gli lancio la palla al balzo. Parliamo di tizi nerboruti in costumini sgargianti con il wrestling. Il wrestler al cinema è molto importante, da sempre i wrestler sono legati a doppio filo con i film, basti pensare a Nacho Libre oppure anche dagli anni 80 con Conan il Barbaro o La Storia Fantastica con André the Giant e da sempre ci hanno cullato i bambini grazie anche, immaginatevi questo enorme wrestler che culla un bambino tra l'altro con i loro costumi sgargianti. Se c'è una cosa che mi fa arrabbiare legato al wrestling sono quelli che dicono ma si vede che è finto ed è come andare a teatro e dire ma si vede che è finto, è ovvio che è finto, è fatto apposta, spettacolo. Il wrestling è uno spettacolo esattamente, non c'è la voglia di convincerti che è vero ma c'è la voglia di intrattenere. The Rock è un ottimo esempio di ma anche Dave Bautista di wrestler che passano al cinema. Perché? Perché fare wrestling è anche recitare e quindi non c'è da stupirsi se poi si arriva a fare cinema. Certo, ma secondo te, Rino, il mondo dell'animazione ha citato il mondo del wrestling? Sì, i wrestler compaiono anche molto spesso nei cartoni animati, soprattutto in quelli di Hanna-Barbera, cioè John Cena in Scooby-Doo, ed è in continuity tecnicamente, quindi no, è pieno di chicche. Adoro. Ma ragazzi, a proposito del successo del wrestling, guardiamoci adesso la rubrica anni 80 anche nel wrestling con il Raffo. Signori, oggi parliamo di wrestling, lo sport seguitissimo dagli americani perché sono convinti che sia tutto vero. Noi ragazzini invece già negli anni 80 avevamo il vago sospetto che gli incontri fossero decisi a tavolino, ma questo non ci impediva di eleggere a idoli i lottatori più rappresentativi come André the Giant, Hulk Hogan e un'altra dozzina abbondante di personaggi totalmente assurdi. Ciò che invece non era finto per niente erano gli incontri che disputavamo in classe nell'intervallo, dove tra prese e proiezioni e salti
dai banchi come se fossero le corde di un ring, è incredibile che non si sia mai fatto male nessuno seriamente. Cioè quasi mai in realtà. Sta di fatto che il wrestling degli anni 80 era probabilmente più popolare di quanto non lo sia oggi, principalmente grazie a un programma commentato dal mitico Dan Peterson chiamato WWF Superstar. Come oggi, nel wrestling dell'era d'oro c'erano tre fazioni, i buoni, tra i quali Hulk Hogan, Coco Beware, quello che faceva una roba bruttissima, e Exo Gene Dagan, che menava la gente con un asse di legno ma bonariamente, e poi c'erano i cattivi, capitanati da Macho Man, con a seguito Big Boss, Andre the Giant, The Iron Sheik, una specie di macchietta di beduino che se lo facesse oggi scoppierebbe una guerra, e Undertaker, che oggi ha 125 anni, ma si fa rispettare ancora sul ring. E infine c'erano gli anarchici che facevano un po' come gli pareva, come Ultimate Warrior, Jimmy Snuka, Superfly e Roddy Piper, quello del film Essi Vivono di John Carpenter. Naturalmente ce ne sarebbero molti altri da citare, magari mandate una mail all'indirizzo tanto non leggo niente @crossover.it segnalandomi i vostri preferiti. Come dicevamo, l'evento sommo di cui parlare in classe dopo il calcio e le ragazze erano le ragazze, poi le ragazze e poi c'era anche il wrestling. Oggi è la stessa cosa a parte il calcio e il wrestling. Comunque era chiaro quindi che se in TV trasmettevano un evento con questi distinti signori andava visto ed era bellissimo. Erano i tempi delle prime Royal Rumble, con Dan Peterson che impazziva come Manco Galeazzi alle Olimpiadi di canottaggio. Erano i tempi delle prime gabbie, dove nel 1988 venne disputato lo storico incontro tra Hulk Hogan e Andre the Giant. 10 minuti di adrenalina, grandissima presenza scenica e pathos decretarono la vittoria di Hulk Hogan. Beh, io non mi ricordo mai nulla, ma quell'incontro con me che saltavo sul divano resterà per sempre. A testimonianza di quanto il wrestling degli anni 80 fosse popolare, bisogna ricordare che questi lottatori erano presenti ovunque, non solo in TV, ma anche come action figure, videogiochi con a capo l'indimenticabile WWF Superstar dell'89, ma era anche il tempo dei cartoni animati di wrestling con un certo uomo tigre di cui vi parlerò prossimamente. Dopo aver parlato con un Raffo visibilmente emozionato, perché secondo me quando tocchiamo il wrestling quest'uomo si agita e si illumina con una lampadina, passiamo al momento quote rosa. Quindi parliamo di wrestling femminile con Alessandra. Trish Stratus. Subito. Ed è subito Glow. Glow, la serie del secolo. Consiglio fortissimo. Bellissima. Non l'ho vista. La serie Glow è bellissima. La serie è stupenda. Sì. Quella serie è un capolavoro. Ale, però tu oggi non ci parli di serie, cioè non ci parli di Glow, ma ci parli di serie sportive, vero? O qualcosa a spannometri. Di anime sportivi. Di anime, quindi di anime sportivi. Posso uscire dallo studio e tornare tra mezz'ora? No! Prendo un caffè anche per me. Prenderò un caffè anche per te, prego, certo. Beh, vai Ale. Siamo tutti cresciuti con un anime sportivo, no? Sì. Io Mila e Shiro, per esempio, amavo tantissimo la pallavolo, ho giocato un sacco anche a pallavolo, quindi con la palla, insomma, Mila e Shiro nel cuore, però insomma, Ollie e Benji per il calcio, Slam Dunk per Slam la pallacanestro. Voi avete Slam Dunk, Slam Dunk. E io adoro i cestisti. Slam Dunk. Ragazzi, a me piace High Score Girl, però giocano Street Fighter. So che è comunque giocare, ma secondo me le Olimpiadi del 2020 non che so cosa slittate, però vabbè, insomma. Niente, vabbè, no. Bocciata. Ale, tu che sei donna che sa tutto, tu che sei lei, colei la quale tutto sa. Esatto. Andiamo sul recente, sul contemporaneo. Esatto. Cioè, chi è la Mila e Shiro di oggi, per dire, no? Haikyuu. Parto da quello perché... È molto bello ed è facile da trovare perché è su Netflix, quindi se uno magari non ha voglia di andare a cercare l'epigrafo tipo me, così, può trovare facilmente Haikyuu, che è un anime sportivo sulla pallavolo fatto con il cuore del vecchio stile, ma con la contemporaneità che non ti fa dire è un po' vecchiotto. Quindi secondo me sta avendo tanto successo per un buon motivo, insomma. Io ho una domanda, Ale. Secondo te il protagonista è una citazione di Mila? Perché c'è, è fisicamente simile a quel personaggio. Da proprio quella, vabbè, quel profumino di Mila. Tipo che è il nipote, visto quanti anni sono passati. Esatto. Però ce ne sono molti altri, eh. Assolutamente. E infatti, ragazzi, ora ci godiamo un servizio che parla di anime moderni, popolari e un po' particolari, sempre che trattano sport. Vai.
Forse non lo sapete, ma siete cresciuti a pane, Nutella e Spokon. Eh già, perché questo termine fa riferimento a tutti quegli anime che parlano di sport e, complice l'avvento delle Olimpiadi di Tokyo, recentemente i giapponesi hanno prodotto una miriade di anime che trattano delle attività sportive più disparate, a cominciare da Haikyuu, che ci racconta della faticosa epopea del giovane Hinata per diventare il piccolo gigante nella squadra di pallavolo del liceo Karasuno. Le prime due stagioni sono disponibili su Netflix. Dalla pallavolo passiamo al nuoto con Free, che ci porta nel liceo Iwatobi, dove il club scolastico affronta continuamente nuove sfide, sia in piscina che in mare aperto. Il prossimo anno uscirà il quinto e ultimo film tratto dalla serie animata, in cui molto probabilmente il tema centrale saranno le Olimpiadi. Trovate le due serie principali di Free su Crunchyroll. Rimanendo in tema Olimpiadi, lo sapevate che a Tokyo tra i nuovi sport olimpici troveremo l'arrampicata sportiva e lo skateboard? Non è un caso che ci siano due nuove anime incentrati proprio su questi. Stiamo parlando di Iwakakeru Sport Climbing Girls e di Skate the Infinity. Iwakakeru segue le vicende di Konomi, una ragazza che si unisce al club di arrampicata sportiva. Ma cos'ha di speciale? Ebbene, Konomi è un'esperta nei puzzle games e ai suoi occhi il muro d'arrampicata con le sue rocce colorate non è altro che un gigantesco puzzle da risolvere. Anche questo anime è disponibile su Crunchyroll. In Skate the Infinity, invece, la cui messa in onda è prevista per gennaio 2021, avremo modo di seguire le vicende di Reiki, un pazzo scatenato appassionato di skateboard, e del suo amico Ranga, che non ha mai messo piede sopra uno skate. I due giovani amici si ritroveranno coinvolti in una pericolosa gara di skateboard clandestina all'interno di una miniera abbandonata. Tra gli Spokon più recenti c'è anche Breakers, un anime dedicato agli atleti paralimpici che ci mostra quattro storie basate su discipline diverse: pallacanestro in carrozzina, corsa e salto in alto, goalball e nuoto paralimpico. Infine, due nuove uscite da poco disponibili su Vivid e particolarmente bizzarre. La prima è Taiso Samurai, la storia di un ginnasta che deve affrontare la dura realtà del ritiro di fine carriera, circondato da personaggi improbabili. Per ultimo, vogliamo parlarvi di Besatsu Olympia Kyklos, un anime davvero stravagante, imprevedibile e talmente nonsense che potrebbe non essere adatto a tutti. Ambientata nell'antica Grecia, questa serie ci mostra la vita di Demetrios, un giovane pittore di anfore che non ha il minimo interesse per qualsiasi tipo di sport, ma che si trova catapultato da un fulmine nella Tokyo del 1964, proprio durante le Olimpiadi. Dopo questa assurda e ultima chicca, possiamo affermare che di anime sportivi ce ne sono per tutti i gusti e che non mancano certo di originalità. E dopo aver parlato di anime sportivi e surreali, paradossali, non potevamo non chiamare in collegamento l'anima sportiva e paradossale di Crossover Universo Nerd, ovvero Dave, che è qui in collegamento con me con una bellissima maglietta di Cobra Kai. Cobra Kai, never die. Dave, allora, noi abbiamo un ospite, abbiamo Giada Bessi qui con noi. Giada, ciao, ragazzi. È una streamer, quindi sta affrontando un percorso che stai facendo anche tu e ci racconterà un po' quella che è la sua storia online, esatto. Diciamola così. E di cosa si occupa? Gaming. Allora, da luglio circa, quindi un paio di mesi che bazzico su Twitch. E ho iniziato semplicemente giocando a League of Legends, Brawl Stars, tutti i giochini che stavano andando un pochino di più. E ho deciso poi, di recente tra l'altro, di dedicarmi principalmente al pubblico, mi rivolgo a chi gioca di ruolo, quindi Dungeons and Dragons, Vampiri, Cyberpunk, che è diciamo un pochino più di nicchia, però è un argomento che mi piace veramente tanto, che voglio scoprire appunto su internet e che voglio far scoprire a tutte le altre persone che ancora non conosco. Ma secondo te il web è un paese per donne? Allora, diciamo che può diventarlo, possiamo comunque impegnarci e far sì che l'idea di ragazza streamer che non sa giocare o che non è realmente nerd è un'idea che va cambiata, e chi se non le persone veramente... Le chiamate in causa. Sì, esatto. Possono farlo. Però questa tua risposta mi suggerisce che per adesso ancora non lo è al 100%, ma che lo può diventare. Esatto, giusto? Sono d'accordo. Allora, tu rimani qui perché tra poco arriva Jessica, che parlerà con te di cose serissime, ovvero di gaming, cosa che io non posso chiaramente fare. Tu intendo Dave, guarda che adesso ci guardiamo un'intervista al sempre sia lodato e mitologico Giorgio Vanni.
a Giorgio Vanni. Tira fuori, caccia subito una sigla che ha fatto, che canti sempre e comunque, anche da ubriaco volendo, anche se so che sei astemio, però facciamo finta che tu ti possa ubriacare. Allora, posso dire che io sono un po' un purista delle sigle, diciamo che io sono molto appassionato della sigla originale, però non mi è dispiaciuta la sigla di Giorgio Vanni relativa a Yu-Gi-Oh! La quella Yu-Gi-Oh! Relativa Yu-Gi-Oh! Ma sai che tu sei il primo che mi cita quella sigla, perché di solito citano Dragon Ball o i Pokémon. Mi piace, vedi che sei sempre sul pezzo dei... Troppo commerciale, blasonato. Vediamoci l'intervista a Giorgio Vanni, che ci regala, insomma, ci rende partecipi anche di perle, cose pazzesche. Tu sta lì. Io ferma. Noi siamo bravissimi, manteniamo le distanze di sicurezza, ci passeremo il telefono / microfono. Allora, la prima domanda che, insomma, Giorgio Vanni è un mito che ha cresciuto generazione e generazione con la sua voce. Ciao a tutti i ragazzi di Crossover, sì, sono un mito. No, devo dire che ho scoperto dopo un po' di anni che veramente c'è questo affetto pazzesco, perché quello che faccio io, le sigle dei cartoni animati, insieme all'ammiraglio Max Longhi, perché io senza Max sarei soltanto la metà, è entrato veramente non solo nelle orecchie, ma proprio nel cuore di tantissimi ragazzi, non solo ragazzi, anche un pochino più cresciuti. La prima sigla nel 1998 l'abbiamo composta, prodotta io e Max Longhi, io l'ho cantata, e da lì proprio non immaginavo che poi sarebbe stata proprio la mia strada, il mio brodo, per cui tanti anni e un po' di generazioni. Com'è che si finisce a diventare il boss delle sigle per i cartoni animati in Italia? Allora, bello il boss, perché mi avevano detto principino, perché ovviamente c'è la regina che è Cristina, per cui io e Max abbiamo fatto anche più o meno 50 sigle prodotte, io le ho cantate. Questo boss mi piace, non lo so, non mi sento un boss, però sicuramente ne ho fatte così tante che è visibile questa cosa qua. Come si fa? Si fa che intanto devi amare tantissimo la musica, prima di tutto la musica. Io sono anche un po' nerd, perché amo i cartoni animati, la fantascienza, per cui quando Max mi ha proposto facciamola una sigla dei cartoni animati, ho detto sì, che bello, fantastico. Io so che sul braccio hai Pikachu, perché è proprio Pikachu? Beh, Pikachu, il drago Shenron e Zoro mi hanno veramente, e tutti gli altri personaggi mi hanno cambiato la vita, però in particolare le sigle dei Pokémon che abbiamo composto, io che ho cantato, e ovviamente Dragon Ball. Poi Zoro è il mio personaggio degli anime preferito, insieme a Capitan Harlock. Prima di salutarci, ci vuoi spoilerare qualcosa sul qualche progetto che hai in futuro? Sì. No spoiler. No, vabbè, allora uscirà una collaborazione fighissima con i The Show, con Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, fighissima. E poi, è mezzo spoiler, tra poco, adesso dobbiamo decidere esattamente quando, uscirà questo benedetto e molto molto atteso da tutti i nostri follower CD che racchiude, che raccoglie molte sigle molto importanti che abbiamo fatto in versione acustica, elettrica e acustica, fighissimo. E in che direzione sta andando la musica del mondo delle sigle? Ecco, diciamo che il mondo delle sigle si è molto molto molto, come si dice, limitato. Adesso si è ristretto, limitato, ma chi se ne frega, perché noi continueremo a occuparci di musica per i cartoni animati tramite il mio canale YouTube. Iscrivetevi. Bene, allora spero di aver fatto un'intervista decente, perché sono la peggiore intervistatrice del gruppo. No. Però Vanni, grazie mille, diamoci il piede. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Che bello che sono qui insieme a Dave e a Giada a parlare di videogiochi. Ragazzi, io da qui non mi muovo più. Allora, Giada, oltre a essere la mia partner in crime, come ci siamo chiamate su Twitch, perché streamiamo molto insieme, esatto, è anche una grande appassionata appunto di gaming, giusto? Sì. E ovviamente anche Dave. Quindi adesso io a questo proposito voglio sapere che cosa ti aspetti, Giada, da PlayStation 5. Allora, io sono super in hype, okay, ma più che per PlayStation 5, per Final Fantasy 16. Per Final Fantasy 16? In hype tantissimo, anche se il trailer non mi ha convinto al 100%. Come mai?
trovo i personaggi principali un po' sciapi. Un po' sciapi, senza personalità, dici? Sì, purtroppo. Anche tu, Dave? Diciamo che il trailer è stato un attimino, effettivamente, non ha spinto tanto sulla caratterizzazione del personaggio, ma dai, il primo trailer, diamogli un attimino un po' di fiducia. E sto guardando un attimino tutte le notizie che stanno comparendo adesso di PlayStation 5, soprattutto la piccola diatriba che sta uscendo adesso sul fatto di metterla in orizzontale, sì, ho letto anch'io, appiccicato sotto un supporto con una vite, e quindi stanno cominciando a uscire tutte quelle notizie di inizio console che ti buttano sempre sul si va là, sulla curiosità, dici ma no, cosa hanno combinato, e quindi e sono quei momenti belli del lancio delle console, che c'è sempre, ogni volta che c'è un lancio di una console nuova, e forse è l'attesa è essa stessa il piacere di avere la console nuova. Bello, mi piace. No. Però sono momenti divertenti, sì, che si replicano ciclicamente. A tal proposito, visto che stiamo parlando di Play 5, volevo farvi una domanda. Vai, oddio. Comprerete la versione digitale o quella con disco fisso? Fisica? Dave? Allora, sicuramente quella con il lettore, ma perché? Nonostante sia diventato più comodo negli anni avere il gioco digitale, che non dovevi alzarti e cambiare il disco, l'odore della custodia del gioco, avere il gioco fisico a casa, poterlo prestare, avere la collezione, quella la è una collezione, cosa che io mai abbandonerò. D'accordissimo, io sono con Dave, non so, tu Giadi? Io preferisco, per quanto riguarda l'estetica del prodotto, la versione digitale. Però la retrocompatibilità, ragazzi. Poter riutilizzare i dischi della Play 4, quello è comodissimo. Ok, perfetto, siamo molto old school. Ma ragazzi, non facciamo troppo spoiler. La volta scorsa abbiamo parlato delle caratteristiche di Xbox, adesso ci spostiamo su PlayStation 5. Guardiamo il servizio. A un mese dalla data di lancio europea, Sony ha già svelato tutte le sue carte, compreso ogni più intimo dettaglio di PlayStation 5. L'obiettivo di questa nuova generazione di PlayStation è quello di farci immergere in un'esperienza di gioco ultrasensoriale, con audio 3D posizionale e l'eccezionale controller DualSense. Grazie al suo feedback aptico potremo ad esempio sentire la sabbia che ci scorre tra le dita e percepire la differenza se ci si trova in acqua o se si sta camminando sull'erba. Inoltre, con le capacità dei trigger adattivi, si andranno a creare complesse interazioni con gli oggetti all'interno dei giochi. Ma dovremo stare molto attenti a regolare la pressione delle dita esercitata sui tasti R2 ed L2 per ottenere l'effetto desiderato. Ma ora vediamo le caratteristiche tecniche della console. PlayStation 5 integra un processore AMD Zen 2 con 8 core a 3,5 GHz e una GPU in grado di superare i 10 teraflops di potenza, che si tradurranno in una risoluzione grafica e dei frame rates nettamente migliori rispetto a PlayStation 4. Come nel caso di Xbox Series X, anche qui la grafica AMD supporta il ray tracing, una sofisticata tecnica di rendering in grado di simulare in maniera più realistica l'illuminazione delle superfici. Sulla carta la potenza grafica di PlayStation 5 è minore rispetto a Xbox Series X, ma la console Sony potrà contare su un'unità di memoria SSD da 825 GB, in grado di assicurare una banda dati da 5,5 GB al secondo, un valore più che doppio rispetto alla console Microsoft. Questo dovrebbe tramutarsi in un tempo di ricerca istantaneo degli asset di gioco e caricamenti e avviamenti da record. Ma ricordate che lo spazio a disposizione per i giochi sarà inferiore a 700 GB. Buone notizie sul fronte retrocompatibilità con i giochi per PlayStation 4. La lista di titoli non compatibili con la nuova PlayStation 5 è veramente limitata, solo una decina e non particolarmente significativi. Veniamo ora alle due versioni disponibili di PlayStation 5. L'unica differenza fra le due è che la All Digital Edition non possiede un lettore ottico. La versione standard dispone invece di un lettore Blu-ray 4K Ultra HD, che offre una capacità per disco di 100 GB. PlayStation 5 e PlayStation 5 All Digital Edition costeranno rispettivamente 499€ e 399€, con la data d'uscita che vi ricordiamo è fissata in Italia per il 19 novembre. Ora che entrambe le case hanno svelato ogni dettaglio sulla Next Gen, su quale ricadrà la vostra scelta? E da GameStop puoi prenotare tutti gli accessori e periferiche ufficiali per PlayStation 5.
A questo punto non ci resta che recarci nell'Overlook Hotel. Se il nome Overlook Hotel vi dice qualcosa, spero, è perché sì, l'Overlook Hotel è stata location principale per Shining, l'indimenticato e assolutamente indimenticabile capolavoro di Stanley Kubrick, girato nel 1980, quindi è più vecchio di me. Noi siamo per questo Overlook Hotel i suoi custodi e dobbiamo sopravvivere nonostante l'inverno, esatto. Bravissima. E nonostante le incredibili tragedie che si sono consumate lì dentro. Esattamente. E per sopravvivere a questa influenza maligna che ci accompagnerà durante il gioco, dobbiamo accumulare abbastanza forza di volontà. Ma ricordiamoci una cosa importante, che uno dei nostri compagni è già caduto vittima di questa entità malefica. E ricordiamoci, Among Us. È un corrotto, insomma. È un corrotto. Quindi questo giocatore, il corrotto, cerca di mettere i bastoni fra le ruote a tutti gli altri giocatori. E anche se muore solo un giocatore, lui vince. Quindi, allora, come si gioca? Come si gioca? Ogni mese sono più o meno 2 o 3 round. Ok. Ogni giocatore ha un turno. In questo turno bisogna cercare di accumulare il più possibile dei segnalini forza di volontà. Va bene. Tra l'altro, detta così sembra anche facile, esatto, ma in realtà muoversi all'interno dell'albergo è tosta, è difficile, e ogni volta che ti muovi rischi di perdere punti vita e forza di volontà. Da sottolineare 4 volte il fatto che se usi l'ascensore può costarti veramente troppo. Esatto. Alla fine di ogni mese, perché sappiamo che il gioco è composto da dei mesi, esatto, invernali, benissimo, alla fine di ogni mese arriva la fase Shining. Tu dici, come si traduce fisicamente la fase Shining? Si traduce in un conteggio. No, non in un conteggio di mazzate in testa, ma in un conteggio che va tra le carte Shining che ti danno un punteggio, okay, e i punti forza di volontà che hai accumulato. Se il punto della forza di volontà è pari o maggiore rispetto a quello che ti danno le carte, te ne vai avanti bello sereno per un altro mese. Perfetto. Se però è inferiore, diventiamo posseduti dall'hotel e dobbiamo attaccare il giocatore a noi più vicino. E quindi possiamo infliggergli sia punti ferita, quindi togliamo dei punti vita, sia potrebbe perdere anche dei punti forza di volontà. Dunque, lo scopo qui è sopravvivere, certo, per tutti i 4 mesi. Se uno dei custodi perde tutti i punti salute, noi perdiamo e il corrotto vince. Ci siamo? Sì. Altrimenti, se riusciamo ad arrivare alla fine dei 4 mesi scoprendo il corrotto, possiamo scappare col gatto delle nevi. Perfetto. Se non lo scopriamo, attenzione, lui sabota, esatto, giusto, il gatto delle nevi, e quindi noi dobbiamo restare un altro mese. Esatto. Se poi riusciamo a sopravvivere anche all'ultimo mese, abbiamo vinto e lui se ne va e muore. Quindi, ragazzi, ricordatevi una cosa importantissima, di non prendere l'ascensore, ma soprattutto che all work and no play make Jack a dull boy. All work and no play make Jack a dull boy. All work and no play make Jack a dull boy. All work and no play make Jack a dull boy. All work and no play make Jack a dull boy. Allora, non so come, ma siamo sopravvissute all'Overlook Hotel. Io non lo so, no, Jessica non lo so, chiaramente non lo sa, io, ma va bene così. Esatto. Ma adesso, Nicole, è il momento di creare il nostro team femminile. E quindi ci sono le nostre bellissime magliettine. Inizia subito ad allenarti o almeno di uscire dai menu. Per cosa? Per giocare. Per contro gli avversari, che sia PlayStation, Xbox, è il momento di tirare schiaffi, ragazzi. Vabbè, mentre cercherò di capire come si tirano gli schiaffi tra Xbox e PlayStation, io vi ricordo che dal 29 di ottobre al 1 di novembre c'è la Luca Changes. Noi saremo lì fisicamente, 3D, belli come il sole, insieme ad Asmodee. Perché siamo lì insieme ad Asmodee? Non ve lo spoileriamo. No, evento speciale? Non ve lo spoileriamo, assolutamente. E comunque ci vediamo settimana prossima qui in TV con Crossover Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni. We'll be right back.